Presentata dal direttore dell'area marina protetta Capocacci Isola Piana Gianfranco Dussino, la relazione sui finanziamenti approvati e trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per funzionamento, per progetti di studi e ricerche, per educazione ambientale e per investimenti 2008. Alla presenza dell'assessore comunale all'ambiente Gianni Spano, Dussino ha illustrato i progetti, quasi tutti legati ad attività già precedentemente avviate. I punti in questione riguardano la gestione, gli interventi e gli investimenti.